buonasera. Oggi 29 novembre apriamo il Consiglio Comunale qui di Tolentino. Cominciamo con la comunità dei presenti, signor segretario. Va bene, buonasera. Allora, Pizzanesi presente, Cicconi sì, Feliziani sì, Fogante sì, Colosi sì, Sabucci, Nassi, Trombetta sì, Cesselli Carmelo, Zullini, Mercorelli sì, Cesaretti sì, Comi sì, Brugni sì, Romagnoli arriverà più tardi, penso anche il consigliere, sì, consigliere Cesselli arriverà più tardi. Ok. Bene. Allora la seduta. Seduta è valida, allora adesso andiamo a eleggere gli scrutatori per quanto riguarda le elezioni della serata. Per cortesia signor Cicconi, come scrutatore. E poi non so. E qui signor Prugni, visto che favoriamo il sesso femminile. Per iniziare. Passiamo alle comunicazioni del sindaco. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente. Un saluto naturalmente a tutti gli spettatori a casa, ai colleghi di consiglio, alla giunta, a lei Presidente. Grazie. E a tutti coloro che sono in sala qui oggi. Il sindaco, in buone parole e buona sostanza, oggi in apertura di consiglio interviene con una comunicazione che ritiene importantissima, ma che di per sé credo che gran parte dei consiglieri, anzi la totalità, ed anche i cittadini, leggendo, apprendendo dai giornali questi ultimi 20-30 giorni, abbiano già parzialmente maturato alcune idee sull'argomento, che riguarda appunto, che riguarda la sanità. Questo tema molto importante, molto direi fondamentale per la qualità della vita di tutti noi e soprattutto di coloro che purtroppo hanno problemi di salute. E su questo devo dire che almeno l'intero consiglio, in particolar modo il nostro consigliere regionale Francesco Gomi, il consigliere regionale Francesco Massi e altri componenti del Consiglio Comunale che per professione appunto operano nel settore della sanità, hanno profuso il massimo impegno affinché per l'ospedale di Tolentino potessero essere garantiti i servizi che attualmente lo stesso ha. Devo dire che questo non è stato assolutamente facile, non lo sarà oggi e non lo sarà domani, però devo ammettere che su questo tema la correttezza è stata totale. Quindi io ringrazio il consigliere Francesco Comi, che è il presidente della quinta commissione di regione, appunto sulla sanità, per aver anche, contrariamente a quanto fatto dalla giunta regionale con la delibera 1590, aver prodotto un documento di contrasto motivato dal suo punto di vista e da quello che era il lavoro della commissione stessa, per far sì che in questo momento l'ospedale di Tolentino non venisse ulteriormente penalizzato o addirittura messo in dubbio sulla propria esistenza da questa ultima delibera sulla sanità. È chiaro che il governo Monti negli ultimi periodi con i due tagli, uno successivo all'altro, per un totale credo di quasi 600 milioni e più di euro alla Regione Marche, ha sancito un grado di difficoltà notevole appunto per quelle che sono le strutture, il mantenimento delle strutture attualmente esistenti nella Regione Marche stessa. Però noi, io in primis come sindaco, che ho sempre lottato nel passato
per la questione dell'ospedale di Tolentino, per la difesa, per le eccellenze che all'interno vi sono contenute, per le alte professionalità che nello stesso operano quotidianamente e che darebbero molto di più del loro stesso introito mensile per vedere mantenute queste potenzialità dell'ospedale stesso, perché hanno una mission da compiere ed è quella di amare il proprio lavoro, almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Abbiamo incontrato anche questi dipendenti, dottori, infermieri, paramedici, eccetera, i quali hanno tutti, dico tutti, espresso la preoccupazione ancora una volta per la sorte dell'ospedale di Tolentino. Naturalmente il progetto che la Regione sta mettendo in atto e che non c'è dato a conoscere, salvo la delibera numero 1590, che ha prodotto immediatamente una reazione da parte dei sindaci dell'area vasta, ci siamo immediatamente riuniti e abbiamo prodotto un documento di forte protesta affinché si potesse scongiurare o si potessero scongiurare ulteriori tagli all'interno della provincia di Macerata, a partire dall'ospedale di Macerata e dal Caruta negli altri ospedali dell'area vasta. Quindi chiunque oggi voglia provare a pensare che i sindaci del territorio, le comunità montane e tutti coloro che potevano o che possono in questo momento fare qualcosa per la nostra realtà sanitaria non l'hanno fatto, sbagliano. Il problema è che le imposizioni fatte dal governo comunque da qualche parte portano ulteriori dolori. Allora, quello che noi non accettiamo, e lo dico credo trovando anche la condivisione, ripeto, dell'intero Consiglio, oltre a quella che ho già, dei soggetti che ho già menzionato, è che sia ancora in quest'ottica di rivisitazione a pagare la provincia di Macerata. Come è noto, la provincia di Macerata rischia di perdere la stessa provincia e anche qui abbiamo fatto una battaglia durissima con tutti gli organi a disposizione istituzionali e oggi ci troviamo a fare la stessa cosa per le realtà sanitarie del nostro territorio. Chiaramente nelle varie riunioni che sono succedute, anche quella della conferenza delle autonomie locali della provincia di Macerata, indetta venerdì scorso per urgenza appunto proprio per queste tematiche dal presidente della provincia Bettinari, alla quale abbiamo partecipato sia a titolo di consiglieri provinciali che a titolo di sindaci, la voce è stata unanime: la provincia di Macerata si ribella a questa nuova dazio che dovrebbe pagare per la riforma ulteriore, per i tagli ulteriori sulla sanità. E a questo sono seguite delle azioni e dei documenti. Ora, quello che voglio comunicare ai cittadini, voglio dire a voi, è che nessuno qui abbasserà la guardia, ma saremo determinatissimi come conferenza dei sindaci a far valere le nostre ragioni. Quando questo possa servire in un momento come questo, come i provvedimenti partono dal governo e sembrano sentire ragioni, non lo sappiamo. Quello che però ci è dispiaciuto, almeno a noi che siamo l'amministrazione di Tolentino, e lo dico molto chiaramente, come ho detto a Francesco Conni, il quale ripeto, ha fatto in questi ultimi periodi anche documenti a prova di quello che è il suo pensiero, è che tre assessori della provincia di Macerata su 9 presenti in giunta non si siano inalberati, non abbiano apposto il loro voto sfavorevole all'ennesimo dazio che la provincia di Macerata dovrebbe pagare per questa nuova riforma sanitaria. Voi sapete benissimo che l'ospedale di Tolentino è di per sé legato all'ospedale di Macerata perché svolge delle funzioni complementari all'ospedale di Macerata e questa è per noi una realtà indissolubile. Ogni reparto messo in crisi o tolto o ridimensionato all'ospedale di Macerata di conseguenza porta tagli sul territorio. L'ospedale di Tolentino già di per sé ridimensionato più volte, oggi offriva già con delle carenze un servizio comunque strutturale, un servizio comunque molto qualitativo, ripeto, grazie alle alte professionalità presenti ai cittadini del territorio tolentinese e non solo. Quindi noi ci auguriamo che il 4 e il 5 dicembre, capite quanto è veloce questa riforma, non abbiamo fatto in tempo
a leggere la delibera delle riforme delle aree vaste, che contiene la delibera 1590, che è andata a digiunta regionale, che è andata in modifica dal 1537 e che ipotizzerebbe tra le righe un nuovo ospedale a Fabriano accorpando San Severino e Camerino e Matelica, e un nuovo ospedale a Fermo che dovrebbe addirittura inglobare Civitanova Marche, oltre a una nuova struttura ospedaliera a Camerano per circa 60 milioni di euro, in prossimità ancora una volta di Ancona, che è sicuramente non ha le problematiche che noi abbiamo sul territorio. Allora, quello che non accettiamo e quello che ci farà lottare fino in fondo su questa cosa, su questa riforma, è che Macerata, che è a nostro avviso, diciamo con orgoglio a pieno titolo, la provincia più industrializzata, più artigianalizzata, più forte commercialmente che c'è nella regione Marche, non venga tenuto conto di tutti i tagli che sono stati fatti fino ad oggi, rendendo la provincia più debole sotto il profilo strutturale quando riguarda il servizio sanitario, quando 5-6 anni fa si parlava di un nuovo ospedale ed era questa l'unica strada da seguire, appunto nella zona di Pieriripa, facilmente raggiungibile dalla superstrada, circa 600 posti, che avrebbe dovuto fare da faro, da navicella madre per tutte le altre strutture poi presenti sul territorio e complementari. Questa era ed è l'unica strada che noi possiamo concepire per la nostra sanità. È chiaro che se Macerata dovesse essere ancora, così come si paventava, ridimensionata, perché sul territorio non ci possono essere tra Fermo, Macerata e Ascoli, tre reparti ad esempio cardiologici, allora uno va tolto, togliamo Macerata. Se si dovesse succedere questo, ciò vuol dire che nessuno vuol più pensare a questa provincia, e allora per il territorio significa davvero abbandono, mortificazione e quant'altro. Allora, per non creare allarmismi, io dico che grazie all'operato, e io voglio avere fiducia, che è stato svolto dai sindaci, dai nostri rappresentanti in sede regionale e da tutti coloro che ancora, grazie a Dio, credo tengano in debita considerazione la nostra provincia, nonostante queste delibere per le quali non avrei un aggettivo appropriato, anche se, ripeto, i tagli devono essere fatti. Noi non possiamo continuare, e lo dico con forza, a subire che Pesaro, Ancona e il Fabianese in questo caso possano assorbire la maggior parte delle risorse esistenti a livello sanitario sul nostro territorio regionale e che Macerata venga di nuovo penalizzata. Comunque l'ospedale di Tolentino, nella migliore delle sorti, perderà 35-37 posti in Francesco di medicina, che però verranno commutati in post-acuzie, lungo decenza post-acuzie, quindi sostanzialmente diciamo che in linea di massima, se questo fosse il provvedimento, rimarrebbero le cose più o meno come sono ora, anche se io devo dire che le maestranze lavorano in condizioni di grossa difficoltà nonostante la loro grande professionalità, e avrebbero bisogno, e qui faremo la battaglia, di strumenti idonei per fare appunto la pre-diagnosi e per avviare poi i pazienti con la patologia ben definita presso le sedi opportune. Quindi tutto questo ci verrà ancora insieme per far sì che Tolentino e Macerata, tutte la realtà limitrofa, possano avere servizi qualitativi a livello sanitario. Ci verrà, io spero, tutti insieme nella stessa direzione combattere qualora ciò non dovesse accadere. È chiaro che io vi potrei dire che potremmo fare anche un consiglio comunale aperto su questa tematica, Francesco, ma credo che dati i tempi, dati il 1 dicembre come provvedimento regionale, non ci sono, appunto, non c'è lo spazio temporale per poterlo fare. Ma questo a titolo di comunicazione, a titolo di partecipazione, invitando magari gli stessi responsabili per farci dare le comunicazioni in merito. Io credo che comunque noi potremo, e questo sì, riunirci quando e come vogliamo come capigruppo nei prossimi giorni e durante appunto questa pubblicazione del nuovo provvedimento, per mettere in campo tutte le iniziative che riteniamo opportune in maniera concertata insieme a difesa del nostro ospedale Tolentino, che è di tutti, e noi che siamo rappresentanti politici di tutto l'arco costituzionale abbiamo, salvo casi che io non conosco,
tutti la stessa voglia di fare in modo e la stessa forza che questa struttura venga mantenuta sul territorio, anche perché fa, ripeto, numeri da grandi risultati. Dicevamo l'altro giorno che il paesaggio del Tolentino, nei Cina, praticamente ha fatto circa 1000 e più interventi contro i 1400 di Macerata. Certo, sono interventi di diversa natura, ma se andiamo a vedere il numero delle prestazioni, queste dicono che Tolentino non è una realtà secondaria, è una realtà primaria, perché l'interland che c'è e le aspettative che ci sono negli altri cittadini, negli altri paesi che ci circondano, di qualità della vita, guardano Tolentino come un baluardo indispensabile. Ecco, io questo vi volevo dire con grande partecipazione. Io ripeto, ringrazio tutti, perché sono convinto, sicuro, che tutti nelle loro possibilità hanno dato il massimo e lo stanno dando, compresi i medici di base che saranno fondamentali per aiutare i pazienti in questo processo di riforma e anche di cambio di mentalità, forse anche per il futuro, per quelle che sono appunto le prestazioni sanitarie, quindi l'avvio del paziente al percorso che lo può portare a migliorare lo stato di salute. Grazie e buon proseguimento dei lavori. Grazie signor Sindaco, e visto l'importanza dell'argomento, c'era una comunicazione che voleva fare il signor Comi, eventualmente si dà 2 minuti. Io volevo approfittare dell'occasione inusuale nella prassi istituzionale, perché le comunicazioni le fa il sindaco, per dare il mio contributo, visto che su questo tema, non da consigliere comunale, ma ho una responsabilità istituzionale, cioè sono purtroppo il titolare della, dico purtroppo perché non è una fase pubblicitaria, i nastri che si fanno inaugurazione, ma è una fase molto più delicata. In questa fase mi occupo appunto della programmazione, quindi ci tengo a dire poche cose schematicamente. La prima è che sul tema della sanità è necessario un ragionamento sobrio, serio e non ancorato a posizioni ideologiche e demagogiche, perché qui non dobbiamo fare propaganda, ma dobbiamo cercare nei limiti della sovranità delle regioni e dei comuni di gestire un bene comune, che è quello della sanità. In quest'ottica è utile che ci sia la massima trasparenza, il massimo dialogo e la massima partecipazione. Per questo, come prassi, io visito gli ospedali, incontro gli operatori. Ieri, insieme al sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanese, abbiamo visitato la struttura di Tolentino, come ho fatto tutte le altre strutture della Regione Marche. Ci tengo a dire questo ai cittadini, all'amministrazione. Intanto che dovremo utilizzare una sede per un approfondimento più serio nel senso con un dibattito più ampio, più partecipato, nel quale io possa, insieme magari anche a un dirigente regionale del servizio, offrire chiarimenti e numeri e dati. Quindi di questo facciamo sempre in tempo a farlo. Ci sono scadenze, lo possiamo fare quando volete. Oggi mi preme dirvi pochissime cose, una cosa generale e una cosa che riguarda Tolentino. La questione generale: la sanità non è materia sulla quale noi abbiamo la sovranità assoluta, cioè non è materia nella quale esercitiamo pieni poteri in massima discrezionalità. La Regione Marche è fortemente condizionata da 3 vincoli. Il primo vincolo sono le risorse, che non sono nostre, ma sono quelle derivate dalla finanziaria nazionale. Quindi noi utilizziamo solo ed esclusivamente le risorse che ci arrivano dal governo. E posso dire che dal maggio 2010 ad oggi la sanità nazionale ha avuto un taglio di 22 miliardi e la Regione Marche ha avuto un taglio di 570 milioni. Quindi il primo vincolo è quello economico, lo stesso avviene per i comuni sulle politiche sociali, sono apparentemente titolari di una competenza, ma le risorse le mettono
emettono le ricevute. Quindi siamo condizionati sul versante finanziario. Dobbiamo fare i conti con 900 milioni in meno dentro una programmazione triennale, che sono un dato che in un certo senso ingessa l'attività. Il secondo dato è normativo, nel senso che la politica sanitaria avviene, per quello che riguarda l'aspetto organizzativo, sui vincoli contenuti nei decreti del Ministro del Governo, il famoso decreto Battuzzi, il famoso decreto Omnibus, il recente spending review e l'attuale patto di stabilità. E dentro quei vincoli ci sono norme che ci condizionano, ovvero ci dicono che dobbiamo avere una, per esempio, un'emodinamica ogni 600.000 abitanti, che dobbiamo avere una chirurgia vascolare ogni 400.000 abitanti, e così via. Ci sono dei dati che sono condizionanti, la appropriatezza delle prestazioni, eccetera, eccetera. Terzo vincolo sono i posti letto. Le regioni possono avere un numero di posti letto pari a 3,7 per 1000 abitanti, e la regione Marche, che ha 6000 posti letto, deve, per adeguarsi ai nuovi standard nazionali, diminuire di circa 500 gli attuali posti letto per abitanti. Questi 500 posti letto saranno diminuiti dalla Cuzie e saranno riconvertiti nella lungodecenza, ovvero saranno riconvertiti da posti letto ospedalieri dedicati al malato acuto a posti letto ospedalieri dedicati al malato cronico, a quello più anziano, più fragile. Questo significa che negli ospedali di polo dovremo riconvertire 159 posti letto nelle Marche, e negli ospedali di rete 370. Tolentino non è che perderà posti letto, Tolentino dovrà riconvertire gli attuali posti letto di medicina in posti letto di medicina post-acuzie e lungodecenza. Per tutto il resto, per tutti gli altri servizi che sono contenuti nel nostro ospedale, non c'è alcun cambiamento, quindi rimangono esattamente gli stessi. Possiamo dire che sono stati potenziati quelli oncologici ambulatoriali, che saranno potenziati tutti gli altri servizi ambulatoriali. Possiamo dire che sarà rafforzato il rapporto con la medicina generale. Posso dire che già l'anno prossimo, a marzo, inaugureremo a Tolentino con l'amministrazione comunale i nuovi locali per la dialisi, quindi che si trasferiranno da reparto quarto piano a reparto piano terra, saranno moderni e di pregio. Ecco, rispetto a questo, diceva il sindaco Giuseppe Pezzanesi, il 5 dicembre il governo approverà nuovi parametri, questi dovranno essere riconvertiti in atti amministrativi e dalla regione entro il 31 dicembre, quindi dal 4-5 dicembre alla fine dell'anno ci sarà la necessità di prevedere la riorganizzazione degli ospedali di rete, e degli ospedali di rete intendo San Severino, Camerino, Civitanova e Macerata, non Tolentino. Rispetto a questo e a tutti gli aggiornamenti, io credo che sia utile che il Consiglio Comunale possa anche prevedere una seduta specifica nella quale la Regione Marche, con i suoi dirigenti, può venire qui a dare tutti i chiarimenti che servono. Grazie per i chiarimenti. Allora, rientriamo nei